Taruca, qua si vede. Questo. Buongiorno a tutti. Questo mi preparo con voi, mattutino. Infatti mi sono sparaflesciata le luci un po' troppo vicine. Ecco, questo che vai via. Allora, come noterete, non ho i capelli pulitissimi, quindi vado ad applicare questa shampoo, questo shampoo a secco, Batiste. Mi sono vestita perché effettivamente d'estate non mi posso mettere la giacca peluche sopra il pigiama mentre registro i video, quindi fa un po' caldino, sapete com'è d'estate, boh, è primavera e poi è tornato l'autunno invece. Oggi voglio far vedere in action la palettina di Melt, questa qua, vi ricordate? Ve ne ho parlato in un video. Magnetica, qua c'è lo specchietto, bellissimo. Che in effetti, devo dire la verità, faccio schifo perché me la sono completamente dimenticata nel cassetto. Come ogni cosa mi sono fatta prendere dall'entusiasmo, l'ho usata tipo la prima settimana che mi è arrivata, poi dopo me la sono dimenticata. Inizialmente mi ero preparata le cose con altri prodotti della Neve Cosmetics della collezione limitata, però ho detto ma in effetti già ne ho parlato di quella collezione, adesso vi parlo di un altro prodotto. Ho ricevuto la settimana scorsa dei prodotti di questa azienda qui che si chiama e mi hanno fatto scegliere diverse cose. Non mi aspettavo che mi mandassero tutte le cose che avevo scelto. Stamattina sono lavata il viso con questo che è un detergente normalizzante per pelli sensibili e impure, che ha un bellissimo profumo. Andiamo ad applicare il contorno occhi, occhiaie e borse suboculari, che è questo. È una linea proprio farmaceutica, che i pack sono molto seri. Stamattina andrà online il video tutorial per Bioniche Francia, quello sull'acne, dove una bellissima, dolcissima ragazza mi ha fatto la modella, Noemi, che tra l'altro ha anche un canale su YouTube. Carinissima, mi diceva che comunque è difficile far aumentare il canale, cioè, sono d'accordo, anche io aumento proprio piano piano piano, però devo dire la verità, siamo quasi 27.000, io inizialmente mica immaginavo una cosa del genere, cioè per me 27.000 sono cavolo, cioè quasi 30.000 sono tantissimi. Ho acquistato la BB Cream Sobioetic da Essenziali da Bio perché mi era terminata, come vi ho detto nello scorso mi preparo con voi, e la applico con il pennello di MAC, questo qui, che in realtà è molto molto simile a quelli che vendono i farlocchi online. 10 giorni fa sono andata al dermatologo per vedere il fatto dell'acne che mi è uscita, perché io effettivamente ho sempre avuto la pelle mista, grassa, però mai con acne, cioè ragazze pure qua ce l'ho dietro la schiena, mai così, e effettivamente mi ha detto che ho un'acne stereotidea, non so come si chiama, dovuta dal cortisone che ce l'ho ancora nel corpo, mi ha detto che non va via e che ci vuole un po' di tempo per toglierla, mi ha dato dei prodotti da utilizzare, la palla, però già va meglio. Guardate che occhiaie che ho, cioè se mi seguite sapete che io di solito non ho queste occhiaie, ma ce le ho perché sono molto stanca, cioè utilizzo il contorno occhi medium neutral di Urban Decay, il Naked Skin. Devo dire che anche questo mi sta piacendo parecchio, sono contenta perché questi sono tutti prodotti acquistati da me e quindi quando si fanno buoni acquisti, quando non ti inviano i prodotti ovviamente, ti trovi bene, è meravigliosa questa cosa. Lo sto stendendo con il pennello sempre di MAC 286, che vedete è un due fibre. Dopodiché vado a fissare il tutto con la mia amata cipria Actin di Bioniche, che non abbandonerò mai, perché ho tentato di cambiare, di provare altro per il mio viso candido e puro, però no. Sembra una puzzola, sì. Oggi lavoro sotto casa, cioè è una rara, rarissima volta che lavoro qui sotto, cioè proprio sotto, infatti sono le 8:18.
E per le 9 devo stare dentro, quindi ci dobbiamo anche sbrigare. Ovviamente c'è un detto, più diciamo lavori vicino casa, più fai tardi, ed effettivamente così. Utilizzo questa terra qui di Chicco, che è meravigliosa, la numero 6, ve ne ho parlato l'anno scorso, vi ricordate? E la adoro, specialmente quando si avvicina l'estate, per scaldare un po' il viso. Non è che faccio proprio un contouring, però un simil contouring, perché è una terra calda, quindi è sbagliato fare il contouring con la terra calda. Però, diciamo, per scaldare un po' il viso ci sta. Applico adesso un pizzico di blush, questo è della Benecos, che utilizzo abbastanza frequentemente. È un pesca, sta bene su tutto, insomma. Allora, ho preso questo intercalare, ma dovete scusarmi, sì, ho detto bene, scusate. La pappardella. L'intercalare sarebbe lo sciacquone, qualcos'altro. L'intercalare sarebbe, insomma. Dopodiché applico un pizzico di Primer Potion di Urban Decay. Colore che vado ad utilizzare è questo pesca bellissimo, che però utilizzerò con le dita perché ho notato che, diciamo, con il pennello perde un po'. Lo applico in questa prima parte, poi vado ad utilizzare questo viola bellissimo con questo pennellino qui da precisione. Prendo un pennello a sfumatura e vado leggermente a sfumare i due colori. Poi nella piega palpebrale applico il rosso, che è meraviglioso. Pennello pulito, o quasi pulito, e sfumo i bordi. Un sacco portare la sfumatura fin qui perché va a incorniciare di più l'occhio. Applico un altro pizzico di viola e un altro pizzico di bordeaux per dar luce qui, perché voglio dare un altro po' di luce. Applico questo ombrettino qui, questo è Lacco Studio, ve ne parlai un botto di tempo fa e sto adorando questo ombretto che ha i riflessi rosati ed è molto pigmentato. Assomiglia molto a Pink Opal di MAC, solo che quello è un pigmento, ogni volta per aprirlo è un macello. Dopodiché, per questo look, metto la matita nera all'interno. Questa è quella di MAC. La voglio mettere anche tra le ciglia, però man mano che la applico la sfumo perché voglio fare solo una intensificazione infracigliare. Un occhio sì e un occhio no, un occhio sì e un occhio no. Abbondante mascara, sto terminando ancora il Q-Studio volume, che devo dire, cioè, c'ha la bellezza di 4 mesi, però come ho detto lo scorso video, è ancora buono. Ho tirato la matita per le sopracciglia. Ho completato anche l'altro occhio e adesso vado con la matita per le sopracciglia, sì, per le rosse. Vado proprio leggermente perché sapete che io non amo definire troppo a prima mattina, appesantire, insomma. Ancora questo, insomma. Ho definito troppo per i miei gusti, però questo è il trucco finito. Come vedete, ho usato diversi colori, però in maniera molto tenue, nel senso che non sono pesanti. A me piace come trucco, è anche veloce da fare, non è difficile. Adesso spazzolo bene tutto questo schifo. Decido per questo look di applicare questa, che l'altro giorno ce l'avevo in testa, mi avete fatto tanti di quei complimenti. Così, e poi faccio il nodino qui. L'ho comprata da H&M, in realtà è un foulard, che
che stava però tra le cose dei capelli, quindi appena l'ho visto ho fatto uno più uno. Allora, faccio un minuto colazione, lavo i denti e mettiamo insieme il rossetto. Ed applico il Wet n Wild Wine Rum, che è questo, acquistato ieri, quindi non saprei proprio dirvi com'è, come non è, però io reputo questi rossetti economici ma ottimi. Aggiusto un po' la forma col pennellino perché... Questo è il look finito. Carino il rossetto. Io spero vi sia piaciuto, vado molto di fretta, sono meno 10, già devo stare giù. E vi do un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.